Si anima il dibattito sulle prossime elezioni amministrative a Carbonia. Qualche giorno fa la presentazione della lista civica Uniti per Rinascere, nata su iniziativa di ex esponenti di spicco del PD e del centro-sinistra. Poi l'intervento di Articolo 1, forza politica della sinistra, che ha il suo leader nel segretario regionale ed ex consigliere regionale Luca Pizzuto. Articolo 1 ha profondamente creduto e crede ancora, si legge in una nota, che una coalizione di centro-sinistra unita, che esprima le migliori energie della città, sia la migliore soluzione possibile per il governo di Carbonia. Da 2 anni a questa parte chiediamo al centro-sinistra cittadino e al PD di fare una scelta di campo, senza ambiguità e nella totale chiarezza. Da diverse settimane, però, alcuni elementi di natura politica per noi fondamentali sono diventati ambigui. Nelle riunioni di coalizione abbiamo chiesto di inserire all'interno di un accordo politico una clausola in cui si chiedeva di non candidare nelle nostre liste amministratori ed ex amministratori che in un recente passato abbiano sostenuto o che sostengano tuttora la Lega e il PSDAS. Non ci sono questioni personali, aggiunge Articolo 1. La narrazione né di destra né di sinistra, ma risolviamo i problemi, l'abbiamo già vista all'opera recentemente nella nostra città e crediamo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti. Per questo motivo non siamo e non saremo disponibili, conclude Articolo 1, a costruire grandi coalizioni che rischiano di essere grandi ammucchiate. Ci siamo anche resi disponibili a delle primarie. Al messaggio di Articolo 1 risponde oggi il PD con una nota nella quale ribadisce la sua ferma volontà di lavorare per costruire un'alleanza con tutte le forze progressiste, socialiste, democratiche, afferenti al centro-sinistra, in comune accordo con le forze politiche di ispirazione cattolica e liberale, cosiddette di centro, e le liste civiche sulla base di un progetto di alto profilo per il rilancio della città. È del tutto fuori luogo, si legge in una nota del PD, nel contesto dato, che il segretario di Articolo 1 lanci ultimatum al PD. Solitamente si agisce così quando sono già state programmate rotture a tavolino. Vogliamo sperare tuttavia di essere smentiti dai fatti. I campi principali degli schieramenti politici a Carbonia sono nettamente definiti. Non bisogna perdere di vista la realtà dello scenario e le responsabilità che ne conseguono. In fatto di coerenza, si legge ancora nella nota, il PD di Carbonia non deve dimostrare alcunché, in particolare ad Articolo 1. I fatti sono più testardi delle illazioni e delle accuse pretestuose. Ora è sorprendente che il segretario di Articolo 1 semplicemente taccia ai propri militanti questi dati di primaria rilevanza politica, attacchi il PD, non consideri il rischio alto della vittoria della destra a Carbonia e, a proposito di coerenza, non veda le alleanze che il suo partito ha fatto nel territorio, da ultimo a San Giovanni Suergiu. Abbiamo detto e scritto, ribadiamo, che il perimetro della coalizione è stato fissato di comune accordo e a questo ci atteniamo. La sua composizione, lo ripetiamo, decisa di comune accordo e forte della presenza dei partiti politici PD, Articolo 1, Partito Socialista, e della lista espressione di un autentico civismo, frazioni e quartieri per Carbonia coraggiosa, con un alleato di centro, l'UDC, e altre possibili liste civiche coerenti. Vogliamo dire ancora una volta una parola chiara sulla candidatura a sindaco o sindaca della città. Il PD ha proposto e in nessun momento ha preteso di imporre la candidatura di Pietro Moritto. Questa candidatura non è stata imposta neanche all'interno del PD, che ha deciso in modo unitario, non esclusivamente, ma anche sulla base dell'esito di un sondaggio sul gradimento della città, svolto da una primaria società specializzata. Confermiamo ciò che diciamo da tempo, conclude il Partito Democratico. Siamo disponibili anche alle primarie aperte e partecipative. Ne rispetteremo l'esito sostenendo chi ha più consenso senza scappare con il pallone se si perde. È doveroso costruire unità.